Buongiorno a tutti voi cari amici. Alziamo insieme le lodi al Signore per il dono della vita. Oggi condividerò con voi un commento su versetto 11 in Apocalisse 12 che dice: Essi, ossia i credenti, l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Vorrei cominciare con una domanda. A chi appartiene la vittoria finale? Per scoprirlo farò un passo per volta insieme a voi. Tutti coloro che sono disposti a vivere una vita pia possono vincere come Cristo ha vinto, ma c'è una condizione. È necessario assicurarsi la grazia di Dio per fare la nostra parte. Dobbiamo quindi essere animati da uno spirito di collaborazione con Dio. Solo mediante una tale collaborazione con Cristo, Egli allontanerà da noi ogni tentazione, ci riempirà con la sua grazia per ispirare la nostra volontà e le nostre azioni. È sempre Lui che ci offre varie occasioni per farlo, ma il nostro successo dipenderà dall'uso che ne facciamo della sua grazia. Quindi, che cosa dobbiamo fare di preciso? Dobbiamo essere pronti a comprendere e a percorrere le vie che il Signore ci presenta. Dobbiamo fare di Cristo la nostra fortezza, il nostro scudo, la nostra forza. In Romani 8, versetto 37, l'Apostolo Paolo dichiara: Il nostro parlare deve essere come questo. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ama. E ancora in 1 Corinzi 9, versetto 27, egli dice: Io disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia stesso rimproverato. Amici, che nessuno di noi pensi di poter vincere senza aiuto di Dio. Per vincere abbiamo bisogno di ricevere l'energia, la forza e il potere necessarie. Dobbiamo fare costanti sforzi per allontanarsi dal mondo allo scopo di mantenere la nobiltà dell'animo e un carattere puro e buono. Il lavoro che ci conduce alla vittoria non è sempre piacevole. Per questa ragione dobbiamo avere una costante comunione con il cielo. Dobbiamo andare a Dio in preghiera, di affidare a Cristo la nostra anima indifesa. Ma tutte queste condizioni richiedono una stretta unità con la divinità. Cari amici, in definitiva, qual è il nostro compito? In primo luogo, dobbiamo stare in guardia di fronte al furtivo avanzamento del nemico. Secondo, dobbiamo sconfiggere le vecchie abitudini e inclinazioni naturali affinché non prevalgano su di noi. Terzo e ultimo, dobbiamo vegliare continuamente sulle nostre anime. Una grande crisi sta avanzando che richiederà una fede forte e perseverante al fine di poter affrontare ogni prova e ogni tentazione. Per ottenere una gloriosa vittoria è necessario tenere lo sguardo su Cristo ininterrottamente. Diventare i vincitori è possibile solo per mezzo del sangue dell'agnello. Se il nostro nome si conserverà puro, allora sarà rispettato da tutto ciò che è puro e buono e può essere scritto nel libro della vita dell'agnello. Amen.